Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Oggi ho da fare un lavoretto inaspettato e perché mi sono accorto già da tempo che il faro destro della macchina non andava, o meglio, aveva un contatto che non funzionava per benino, per cui ogni tanto si spegneva. Il faro sinistro invece ieri ha smesso di funzionare. Allora, per il faro sinistro non ho avuto ho provato a cambiare la lampadina, ho visto che la lampadina era buona. Alla fine ho scoperto che era qui questo fusibile che si è bruciato. La macchina infatti ha quattro fusibili per i singoli fanali, quindi fanale destro anteriore, fanale sinistro anteriore, fanale destro posteriore, fanale destro posteriore, quindi sono separati. Qui invece la cosa è un po' più complicata. Infatti, non so se si vede, adesso lo tiro fuori di più. Ho il fusibile, il connettore che è completamente sciolto. Allora, qui mo devo prendere la chiavetta per liberare qui. Così poi si vede meglio. Così. Questo lo tiriamo via. Bene, allora qui, come si vede, questo connettore è completamente sciolto. E anche le guaine qua dei fili. Allora adesso io qui tolgo questo, se riesco, ma in teoria dovrei riuscire. Allora, questo lo mettiamo qua. Quindi adesso qui sostanzialmente taglio via i fili qui e ho preso questi connettori qui nuovi, 1 e 1-2, così li cambio sia sul lato destro che sul lato sinistro, con questi attacchi qui, queste presine qui, così almeno non devo star lì a trafficare, a saldare, eccetera. Questi li butto via, poi tanto li lasciamo lì. Ok, allora apriamo questo. Sono giusti 6. Ok, questo lo buttiamo. Bene, allora adesso vediamo di sistemare questi. Allora, qui i fili li ho già preparati. Vediamo di sistemare la crimpatrice, dovrebbe anche già essere preparata. Allora, dunque, vediamo un po' se questi adesso entrano bene qui. Due.
Sì, qua sarebbe stato meglio prendere quelle isolate, anche già. Sì. Sarebbe stato meglio prendere quelle isolate. Perché qui adesso devo metterci intorno il nastro isolante. Perché altrimenti se queste poi si toccano sono guai. Vabbè, si sistema. Ok, allora adesso taglierino, andiamo a tagliare i fili qui. Dire il vero, potevo prendere la tenaglia. Questo si butta. Adesso pensavo di metterci quelle guaine che si stringono automaticamente col caldo, però non trovo l'accendino. Quindi adesso vediamo di accendere anche questo. Boh, vediamo. Allora, cominciamo. Solo che adesso qui, dunque, fammi vedere perché devo capire. Quale. Ah beh, posso guardare lì sul pezzetto che ho staccato. Quale filo era attaccato dove? Allora, che cavoli, uno. Maledizione. Hola. Uno. E tre, ok. E qua siamo a posto. Allora adesso vediamo un po'. Dunque,
Vabbè, quello. Quello bianco va sotto, poi quello blu di là e quello viola. Allora, questo va così, quindi quello bianco e quello sotto. Uno, poi. Blu. E questo. E il nero va di qua sul viola. Ok. Bene, allora adesso prima di darci una nastrata vediamo se funziona, però devo cercare di tenere distanti i fili in modo che non si tocchino. Ok, ci metto la lampada. Ok. Bene, allora vediamo se funziona. Là funziona di qui anche, ma sostituisco anche lì il coso, quindi questo siamo a posto, perfetto. Siamo praticamente a posto, devo solo dare il giro di nastro qui alle presine in modo che stiano a posto. Avevo da qualche parte il nastro isolante. Dove sta? Eccolo qua. Bene, allora vediamo un po'. Taglierino.
Ok, uno. Ottimo, allora adesso c'è questa guaina qui che in teoria doveva proteggere tutto. Ma è un po'. Danneggiata qua. Allora adesso vediamo se si riesce in qualche modo. Tanto qui di filo. Ne ho, quindi proviamo a fare un lavoro di questo tipo. Allora, ho dato un giro di nastro anche a questa guaina qui di protezione. Adesso reinserisco la lampadina, evitando possibilmente di toccarla con le dita. Ok. Poi vado ad inserirla qui nella sua sede. Vediamo un po'. Ah, giusto. No, prima di fare questo devo rinfilarci. Questa roba qua che va dentro così. No, dunque, questo va fuori. Neanche se doveva stare così. No, perché sicuramente così non riesco a metterci. Dai che ci siamo. Ok, perfetto. Questione è che qui
c'è questo filetto, boh, non so, una cosa strana. Ok, poi questo dovrebbe andare infilato così. Tiriamo via la mollettina. Ecco, dovrei esserci. Sì, è entrata. Sì. Ok, adesso è dentro nella sede, vediamo di chiudere la mollettina qua. Ok, allora ho rimesso in sede la lampadina con la sua protezione, la guaina isolante. Adesso vedo se funziona il faro e poi passo al faro destro, così vediamo cosa, anzi al faro sinistro, così vediamo di sostituire il connettore anche lì perché non era proprio nelle condizioni migliori. Adesso intanto prima ci metto questa guida qui, ok, in modo che da questa parte, anzi prima provo se funziona. Ok, allora faro destro funziona con la sua guaina e tutto sistemato. Adesso risistemo qui e poi passo al faro sinistro. Eccoci, allora, lavoro finito, ho sistemato anche il faro sinistro, vanno anche gli abbaglianti, faro destro a posto, come vedete funziona. Ho sostituito tutti e due i connettori a tre vie e ci ho dato un'isolata a tutto quanto. Speriamo che adesso questo lavoretto duri per altri 15 anni. Ok, per questo lavoretto da elettrauto è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!